Amici del grande calcio, prima di iniziare con il video volevo ricordarvi che se volete partecipare ad una nostra live su Twitch dove parliamo di calcio a 360 gradi, scriveteci su Instagram. Tranquilli, troverete tutti i link in descrizione. Continuate a seguirci e buona visione. Facciamo la Croix, make sense. Francese, 21 anni, 1,92 m, difensore centrale. Lo presentiamo rapidamente dicendo che è diventato abbastanza famoso nell'ultimo anno nel Wolfsburg, praticamente spicca. E le sue caratteristiche principali sono un'elevata forza fisica, una grande velocità per un difensore e lui praticamente con i suoi 21 anni sta dimostrando che merita un palcoscenico più importante. A me piace tanto questo giocatore perché ha la tecnica giusta per essere un difensore di livello alto. Siccome ormai i difensori arcigni, quelli là alla Chiellini, sono utili, ma sono meno apprezzati nel calcio moderno, proprio perché tutti quanti tendono a voler fare il possesso, a fare la costruzione dal basso, quindi i difensori tutto che sanno soltanto difendere, ma poi quando hanno il possesso palla non riescono ad avere la tecnica, i piedi giusti per poter giocare di squadra. Ecco che i giocatori che riescono ad avere pure una discreta tecnica, in questo caso un'ottima tecnica individuale perché la Croix è veramente forte, sia nel portare palla, sia nel passare, nel fare lanci lunghi, sia nel dribblare. Poi la sua velocità lo aiuta tantissimo, non ha nemmeno, sai, non è pesante, il tipico difensore pesante che non riesce ad accelerare. Quindi, secondo me, tutte queste caratteristiche lo rendono veramente appetibile per una big. Aggiungo, allora, a parte tutto quello che hai detto è estremamente condivisibile sul giocatore, ma giusto per far capire quanto sia veloce il giocatore, quest'anno è il quarto giocatore più veloce della Bundes. Sta dietro soltanto a St. Just, a Davies e ovviamente a Haaland, che vabbè, abbiamo già detto è un Allora, treno, non è una essere umana, è e un'altra quello ce lo cosa, sappiamo. insomma. E quindi, soltanto per dare l'idea, è un difensore che non soltanto è fisicato molto, non soltanto è pesante nel senso che ha muscoli, ma oltre ad essere pure bravo tecnicamente è veloce. E non è uno scherzo alla fine, perché se ci pensate, i più grandi esterni di oggi sono veloci. E anche in generale gli attaccanti, lo stesso Haaland, Mbappé, sono veloci, spesso puntano proprio sulla velocità per imbrigliare tatticamente gli avversari. Quindi queste tipologie di difensori, che poi peraltro sono estremamente contemporanee, spesso si parla di modernità nel calcio, però la modernità del difensore veloce non era ancora stata sdoganata. Cioè, molto spesso al difensore bastava tranquillamente essere tecnicamente valido negli ultimi anni e poi non avere chissà quale altra caratteristica se non appunto una buona fase difensiva. Invece è molto probabile che i difensori come la Croix, che se usciranno, che io credo di sì, Sì. però saranno sempre più frequenti perché è proprio una necessità del tempo, cioè sono troppi giocatori offensivi oggi che corrono come se non ci fosse un domani, e se tu non hai i difensori per poterli reggere diventa difficile. Quindi la Croazia è il prototipo di quello che vedremo nei prossimi anni, però è unico nel suo genere in questo momento, soprattutto per età. Ma sì, perché secondo me l'evoluzione calcistica è andata in questa direzione. Cioè, prima molto probabilmente la Croa se fosse nato, facciamo, negli anni 90, non avrebbe fatto il difensore centrale. Sono abbastanza sicuro che lui, avendo queste caratteristiche, avrebbe potuto fare anche il centrocampista. Perché comunque all'epoca, per fare il difensore centrale, cioè chi è che faceva il difensore centrale? Quelli là tecnicamente meno forti, tipo Ferrara, Bruscolotti per fare dei nomi, ma pure lo stesso Chiellini che è più contemporaneo. Cioè,
Cioè, bastava avere la giusta aggressività, la giusta cattiveria, la giusta intelligenza tattica per sfondare in questo ruolo. Adesso non è più così. Quindi, siccome adesso pure tra i giovani il difensore centrale è anche più apprezzato, come lo è il terzino. Prima chi è che voleva fare il difensore centrale quando andavi a giocare a calcetto oppure giù al parco con i tuoi amici? Nessuno, quindi adesso invece, visto che questi altri ruoli sono diventati più tecnici, quindi più appetibili, più divertenti. Aggiungo anche, la questione del difensore oggi è importante perché molto spesso nelle grandi squadre, quelle che tendono a volere avere il pallino del gioco, quindi fanno anche tanto possesso, talvolta pure sterile, capita che il difensore centrale tocchi più palloni del centrocampista, che magari viene marcato per tutta la partita, quindi c'è quel tipico scambio difensore-difensore che se danno ripassano per tipo 60-70 volte a partita, e quindi un difensore finisce con l'avere 100 tocchi alla fine della partita, sì, quando magari il centrocampista regista ha toccato 80 volte la palla. E questi sono tutte delle atrofizzazioni del calcio che viviamo noi oggi, non necessariamente né in maniera positiva né in maniera negativa, è semplicemente una constatazione. E quindi giocatori così sono incredibilmente interessanti, perché da un certo punto di vista ci raccontano il calcio, e che io condivido quello che hai detto tu, se anche lui avesse scelto negli anni 90 di fare il difensore, sono sicuro che ragionevolmente un allenatore lo avrebbe riadattato, ma, sì, ma è normale che sia così. Una cosa del genere io per esempio la ricordo anche di Lam partiva come difensore, ma lo impiegarono in tutte le maniere possibili, perché giustamente non avrebbero mai pensato di far fare in quell'epoca un giocatore così tanto valido tecnicamente il difensore, che non toccava palla se non appunto per difendere. E la cosa bellina, secondo me preziosa, di questo giocatore, secondo me, è che alla sua età è riuscito comunque a calarsi molto bene in un contesto tattico, ma partendo dal presupposto che il Wolfsburg da sempre, anche quando vinceva la Bundes, è una squadra molto arcigna, non è quasi mai stata una squadra molto moderna, quindi non è una sorpresa che lui si sia trovato bene a fare il difensore in questa squadra. Però ciò che mi piace di lui è che è molto disciplinato tatticamente, pur essendo così giovane. Solitamente tutti i difensori di questa età sono un po' indisciplinati tatticamente. Dico anche per esempio De Ligt, che ha sempre peccato di disciplina tattica, perché alla fine fa della mancanza di disciplina uno dei suoi punti fondanti della sua carriera. Sì. Ma diciamo che è una cosa che succede a tutti i difensori, anche Van Dijk per esempio. Van Dijk è stato grande soprattutto quando era indisciplinato, e questo secondo me è importante, perché ne abbiamo parlato anche in altri video. La maturità mentale si sta facendo sempre più precoce nei giocatori, sì, e quindi prima o poi arriverà un punto in cui il giocatore anche di 25 anni verrà probabilmente spazzato via dal diciottenne che si dimostra più maturo. E secondo me è il caso di Lacroix, perché comunque, ripeto, Wolfsburg è una squadra arcigna, non è una squadra banale. Prendersi il posto di titolare in una squadra così, che fonda alla fine tutto il suo successo, quel modico di successo, sul grande tatticismo, sulla potenza difensiva, in generale il controllo della palla tramite maniere difensive, non è uno scherzo. Cioè significa veramente che il giocatore l'ha meritato, soprattutto perché ricordiamo non è tedesco lui, come ho già detto è francese, quindi sì, arriva in una squadra di cui è completamente estraneo, sì, e si va a prendere la fiducia dell'allenatore. Quindi questa la considereresti il suo pro, la disciplina tattica? Ti direi di sì, cioè, okay, nel senso che è molto più spettacolare secondo me di tante altre caratteristiche considerando, sì, la sua età. Cioè per carità, io se penso alla velocità ci rimango, perché comunque stiamo parlando di un gigante di 1,90 m, corre più veloce di buona parte della Bundes, mi fa quasi ridere come pensiero. Però sì, quella invece, è la cosa più sempre. E invece a questo punto un contro di Lacroix? Allora, un contro di Lacroix è che secondo me non è un problema che lui sia relativamente
destrorso, però raramente gli vedo fare un intervento col mancino quando sì. deve andare a coprire un avversario. Questo può essere un problema quando per esempio l'avversario ti prende sul piede sbagliato. Cioè lui quando per esempio palleggia gioca col mancino, abbiamo visto pure adesso, però quando deve difendere ho visto che molte volte va in difficoltà, meno che perché lui sfrutta le sue leve, sì. le sfrutta molto, cioè tipo se sa che lo possono superare lui si prende il rischio di lasciare un po' di spazio perché infatti, tanto sa che in scivolata ci arriva. Infatti lui non fa una marcatura strettissima proprio perché esatto. lui sa di poter recuperare qualsiasi avversario. Esatto, e questa cosa non la fa col mancino, quindi secondo me un attaccante che questa cosa se la studia la può sfruttare, sì. se mi sta a lui poi non fare in modo che non diventi un problema. Invece secondo me, vabbè, il pro, a questo punto lo dico io, è la sua atleticità che è devastante, cioè. Veramente qua parliamo forse uno degli unici difensori al mondo in questo momento tra i giovani, che potrebbe tenere a bada il confronto atletico con Holland, Mbappé, Osimhen, cioè quindi questo è proprio il futuro del calcio a livello atletico. Invece il contro è che vabbè, per la giovane età lui è abbastanza, cioè c'ha un bel carattere, cioè nel senso che si arrabbia facilmente, però per la giovane età questi problemi qui sono risolvibili, cioè quando c'hai questo caratterino proprio per il ruolo che fa, quindi il difensore centrale, meno cartellini hai e meglio è, quindi questo difetto con il tempo dovrà limarlo e sono abbastanza sicuro che lo farà, però è un contro a tutti gli effetti in questo momento. Mi riusciresti a trovare un giocatore a cui secondo te assomiglia? L'hai detto prima, l'hai nominato, quindi te lo dico, Van Dijk. Van Dijk somiglia tanto, veramente tanto. Solo che secondo me è più veloce, magari meno, tatticamente parlando, meno forte a livello difensivo, però più veloce. Però è anche normale che sia inferiore a Van Dijk tatticamente parlando, perché stiamo parlando di un giocatore maturo. Van Dijk alla sua età sì. era molto simile alla Croa, quindi sì, io lo vedo un bel paragone, cioè un bel paragone. Ma è come questa volta li vedo proprio molto simili. Tu? Allora, io l'ho visto fare molto spesso questo paragone, quindi non è il mio originale, però mi ci trovo abbastanza. Lo vedo molto simile al Ferdinand, Rio Ferdinand del Manchester United. Bello. Perché me lo ricorda soprattutto per una cosa, più che per caratteristiche tecniche e tattiche, me lo ricorda soprattutto per la struttura, perché Ferdinand fu uno dei difensori più particolari della sua epoca, perché anziché essere, sai, fisicato e solido, roccioso, nel senso di quasi stazionario, era quel tipo di giocatore che era fisicato ma snello, cioè con delle movenze sì. molto libere, e questo lo rendeva particolarmente difficile agli occhi degli attaccanti, perché era un difensore completamente atipico, che più che lo faceva, per carità, però più che mettersi addosso di fisico si metteva addosso con le letture, con la capacità di destreggiarsi più sì. Liberamente col fisico, e questa è una cosa che la Croa fa parecchio. Cioè io la Croa lo vedo spesso irruento, ma più che irruento lo vedo capace proprio di capire dove sta andando il difensore e dire: io sono abbastanza flessibile che ti prendo anche se fai una manovra bene. Improvvisa. E questo aspetto di Leo Ferdinand me l'ha sempre ricordato. Ovviamente Ferdinand meno veloce. Tecnica di base, un po' più pesantuccio, però più forte sì. fisicamente. Sì, anche perché poi dobbiamo vedere la Croa se diventerà ancora più muscoloso. Probabile, credo di sì. Perché comunque a 21 anni è ancora tutto il tempo per potenziarti, quindi molto probabilmente diventerà molto più forte, molto più grosso. Bisogna vedere se questa cosa lo rallenterà oppure vabbè, dipende dagli allenamenti che deciderà di fare. Un voto attuale, un voto al potenziale di Lacroix. Allora, il voto attuale è 8. E può sembrare abbastanza alto perché ai miei occhi sembra sì. essere. Vabbè, ovviamente parliamo del ruolo, cioè non è. Sì, certo. Perché secondo me in questo momento storico è vero che lui ha delle defezioni, però avere un giocatore così
ti cambia completamente tatticamente le partite. Cioè, nel senso, un allenatore che ha un difensore che sa perfettamente che può prendere un giocatore in velocità, un giocatore pericoloso in velocità, è molto bravo nei contrasti, sa impostare, cioè, ma ti rendi conto quanto libera un allenatore. Puoi essere molto più offensivo proprio con la tua squadra, perché gli uno contro uno li accetti volentieri. E poi per quanto riguarda il voto al futuro, io direi 9 e mezzo. 9 e mezzo perché secondo me davanti a lui ci sono altri difensori in prospettiva che possono diventare dei 10 veri. Però secondo me sta alla sua crescita, nel senso che se casomai lui dovesse veramente completare il percorso muscolare senza rinunciare eccessivamente alle sue caratteristiche peculiari, allora sì. Poi peraltro una cosa che lui non ha e che se acquisisse allora là veramente diventa un 10 è il gol. Non è molto bravo sui calci piazzati, non tanto a livello difensivo ma quanto a quello offensivo, ma casomai dovesse anche conquistare l'istinto del gol, vabbè, a quel punto è un 10, è lode. Quando si parla di finalizzazione, il difensore è molto succube della squadra in cui gioca, cioè, quindi se la squadra in cui gioca attacca con i difensori è un conto, altrimenti se giochi nel Wolfsburg, dove magari preferiscono attaccare e riempire l'area in altri modi, magari anche da calci piazzati segni di meno. Magari lui, per esempio, ti faccio un esempio: se giocasse nell'Atalanta, vedresti lui ad andare all'attacco e magari segnare pure qualche gol in più. Invece di Demiral, Allora, per me in questo momento è un 7 e mezzo, perché comunque lui, giocando nel Wolfsburg, non si è ancora confrontato con gli attaccanti più forti che ci sono in questo momento nel panorama mondiale. Quindi prima di dargli un voto superiore al 7 e mezzo, vorrei vederlo affrontare attaccanti veramente che lo metterebbero in grande difficoltà. Invece al potenziale gli do 8 e mezzo, perché come hai detto tu, anche per quanto mi riguarda, in giro ci sono difensori che vedo un po' meglio se parliamo di potenziale. Molto probabilmente andrà nel Bayern Monaco, come tutti i giocatori giovani che giocano in Bundesliga. Quindi magari farà una coppia Upamecano-Lacroix. Madonna, l'ennesimo giocatore che tu dici che si prende il Bayern dalle sue primavere sparse per tutta la Germania. E certamente, tutta la Bundesliga è la primavera del Bayern, un po' come la Juventus con la Serie A. Fiorentina, Sassuolo, vabbè, è un po' giusto oggi. Atalanta. Bene ragazzi, questo video termina qui. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo giocatore. Continuate a seguirci perché ci sono ancora tantissimi giocatori da analizzare senza giri di parole.